Ormai è fatta. Peggio di così non poteva andare. Non so se riuscirò mai a riprendermi. Una passione è diventata un incubo. Lo dicevano tutti. Me lo dicevo anche io. Tante volte. Sapete, quelle cose pensi accadano solo nei film, nei videogiochi o in quei video calibrati ad horror da YouTubers incalliti. Da appassionato cultore di internet, avevo una vita sociale praticamente inesistente. Non guardavo nessun programma televisivo, solo video su internet. Ed è proprio da uno di questi video che tutto è cominciato. All'incirca 10 mesi fa, un utente anonimo tracciò una sorta di documentario sul misterioso mondo della parte strana di YouTube. Al primo impatto scatenò ilarità da parte mia. Aperto il video, la voce dell'utente era cupa, quasi triste. Dopo un messaggio di avvertenza, il video ha contenuti scioccanti, partì un messaggio. Sei sulla parte strana di YouTube. Ancora ricordo il brivido raggelante pervadermi lungo tutta la schiena fino alle viscere. Avevo letto di questo genere di cose chiamate creepypasta, ovvero delle moderne leggende metropolitane che spopolano sul web. Incuriosito, continuai a scavare, sempre più a fondo. Un video tetro ed inquietante mi rimandava ad un altro della stessa insulsa natura. A quel punto volevo saperne di più, volevo vedere con i miei occhi fino a che punto potevo reggere quel nauseante spettacolo. Un madornale errore. Placato il brivido, mi convinsi che ciò che stavo vedendo fosse un fake, uno scherzo di cattivo gusto mirato ad ottenere visualizzazioni e likes. Invece, era tutto maledettamente reale. La schermata si riempì di colore rosso acceso. Le urla strazianti provenienti dal video penetrarono nelle mie orecchie, riscaldando le cuffie in maniera innaturale. Una figura, quasi un manichino, che ricordava le curve appena pronunciate di un corpo femminile, era lì, inerme. Gli arti erano stati completamente recisi, sostituiti da inquietanti protesi di bassa manifattura. Il volto, completamente ricoperto di nylon nero, bendava la testa priva di capelli, con un foro curvilineo all'altezza della bocca. Da quel poco che si intravedeva nelle riprese, riuscii a distinguere un letto dal sapore antico, sporco e insulso, ed attrezzi chirurgici posizionati in maniera accurata, ma lerci. Questo incubo ad occhi aperti durò all'incirca 8 infiniti minuti. La qualità video era bassa, quasi amatoriale. Decisi che dovevo spegnere il computer e lo feci. Mentre tentavo di addormentarmi quella sera, sentii dei rumori continui ma sopiti provenire dalla stanza degli ospiti, chiusa ormai da parecchi anni. Non feci caso a queste sensazioni, attribuendo la colpa di queste suggestioni a quelle immagini raccapriccianti appena visionate. Andai al lavoro il mattino seguente ancora stordito e nauseato. Lavorando come informatico, non ebbi alcun problema a continuare la mia esasperante ricerca dal computer del mio ufficio. Era diventata la mia droga, la mia qualità di eroina preferita. Purtroppo, per me, non dava segnali di disgregazione fisica. Mi accorsi immediatamente che quel video in particolare non era più presente sul web. Cercai su Google qualsiasi riferimento possibile. Un nome, una storia e un folle medico erano le tre parole che si ripetevano in ogni ricerca. Un senso profondo di angoscia mi aveva ormai assalito.
Ovunque cercassi, online, si parlava di questa storia narrata da un medico dell'Est Europa, ma del video reale che vidi quella dannata sera, nessuna traccia. Una storia, un racconto inventato, come potrebbe essere benissimo anche questo che state leggendo voi. Ma nessuna prova della reale esistenza del video. Come diamine può essere successo? Come sono riuscito ad avere accesso alle immagini in sequenza che testimoniavano questo abominio? Passarono all'incirca 9 giorni dalla visione del video e quelle immagini così grottesche ed inquietanti allo stesso tempo mi continuavano ad assalire in sogno. Analizzai la situazione dall'inizio, cercando di carpire da ogni singolo dettaglio qualche informazione in più. Non so cosa quel video aveva fatto nascere dentro di me. Una sorta di ossessione rara ed insana. Non dormivo più, non andavo più al lavoro. Quelle immagini si erano completamente impadronite di me. Quei rumori, così tenui e delicati, continuavano a riecheggiare in casa ogni singola notte. Non riuscivo più a distinguere realtà e incubo. Rimasi chiuso in casa per un tempo quasi indefinito, nutrendomi della paura mista follia che divorava lentamente la mia anima. Da buon informatico, andai a scavare nel mio computer cercando una traccia del video. Inspiegabilmente trovai uno strano file nel mio archivio. Era un video di 8 minuti. Non lo aprii subito. Impiegai diversi minuti a decidermi. Una volta aperto questo file, i rumori provenienti dalla camera si fecero più acuti. Fu in quel momento che spensi il computer e salii nella camera adibita agli ospiti per verificare di persona la provenienza di quei fastidiosi sospiri notturni. Aperta la porta, la vidi. Una figura, quasi un manichino, che ricordava le curve appena pronunciate di un corpo femminile, era lì, inerme. Gli arti erano stati completamente recisi, sostituiti da inquietanti protesi di bassa manifattura. Il volto, completamente ricoperto di nylon nero, bendava la testa priva di capelli, con un foro curvilineo all'altezza della bocca. Era adagiata su un letto dal sapore antico, sporco e insulso, ed alcuni attrezzi chirurgici lerci erano posizionati in maniera accurata accanto a lei. Mi adagiai accanto a lei sul letto e dissi: «Piccola e dolce sorellina mia, presto sarà tutto finito. Diventerai la più meravigliosa bambola della mia collezione». Non avevo mai visitato il Deep Web. Inizialmente pensavo fosse una cosa sciocca e rischiosa, per via delle atrocità che nascondono quei meandri elettronici. Ma qualcosa mi fece cambiare idea. Stavo lavorando alla tesi del mio master in sociologia e pensavo che un documento sulle subculture di Internet potesse essere un argomento molto interessante. Prima di avventurarmi nelle profondità di Internet, mi feci dare alcune importanti dritte da un amico esperto in materia. Mi mostrò come utilizzare Tor, comprese delle precauzioni su come proteggere la mia identità dal mio computer durante la navigazione. Ero pronto ad esplorare questo bizzarro alveare saturo di follia. Inutile dire che, per le prime 2 settimane, diedi semplicemente un'occhiata a siti poco rilevanti. Siti che parevano essere oscuri relitti che galleggiavano nel mezzo del nulla, dimenticati dal tempo. La maggior parte di essi erano noiosi, materiale trash, teorie di cospirazione neonazista, trafficanti di droga leggera, siti di condivisione pornografiche di qualsiasi genere e così via. Insomma, tutti argomenti che chiunque si aspetterebbe di trovare. Volevo trovare qualcosa di inedito,
qualcosa da dire: «Wow, questa è roba che scotta». Sembrava che la mia richiesta fosse stata bene accolta. Cliccando un po' a casaccio, mi imbattei in un sito che catturò completamente la mia attenzione. Si trattava di un forum intitolato «Entusiasta del suicidio». Questo forum possedeva delle schede informative tradotte in tutte le lingue del mondo: spagnolo, francese, turco, italiano, cinese, giapponese, fino alla lingua più sconosciuta. Molto probabilmente si trattava di un sito visitato da un'infinità di aspiranti suicidi provenienti da tutto il mondo. Ogni persona condivideva la sua personale ideologia su come commettere l'atto estremo. Lentamente, rapidamente, dolorosamente, indolore, fino ad ottenere una moltitudine di combinazioni. Tuttavia, c'era un argomento che metteva d'accordo tutti. Ma proprio tutti. The Suicide Show. Chiunque sembrava essere entusiasta di questo presunto spettacolo. Un siparietto in cui le persone si suicidano in diretta streaming? Mi domandai. Sentii bollire il mio stomaco. Entrambe le mani erano sudate, ma la mia mente era pervasa da un'altra curiosità. Dovevo assolutamente scoprire il contenuto di questo spettacolo. Quel forum mi aveva già fornito materiale sufficiente per una tesi emozionante, ma lo show sarebbe stato la ciliegina sulla torta. Cercai impazientemente un link che riportasse ad una diretta dello spettacolo. Il mio corpo si rifiutava in tutte le maniere possibili di proseguire, ma da tutt'altra parte ne stava uscendo vincitrice la mia mente. Trovai e cliccai un link. La qualità della diretta era di infima qualità, come se fosse stata ripresa da un cellulare o da una macchina fotografica acquistata a buon mercato. Seduta su una sedia, con entrambe le gambe legate ad essa, c'era una donna. Essa sembrava sforzarsi di sorridere, cosa che non andava. Potevo vedere che il suo mascara era colato dal suo viso, come se avesse pianto. Sembrava essere sulla quarantina, di etnia asiatica, e sembrava credibilmente comoda e impaurita. Mi faceva molta pena. Improvvisamente iniziò a parlare in lingua straniera. Quindi cliccai rapidamente un pulsante che mostrava i sottotitoli sullo schermo. Benvenuti al Suicide Show. Sarò la vostra ospite per questa serata, disse lei, mentre il suo corpo tremava come una foglia. Solo il suono della sua voce spaventata rese il tutto ancora più surreale e leggermente nauseante. Iniziamo lo spettacolo, gridò con disagio e disinvoltura. Strinse i denti ed una lacrima scese dal suo viso. Questo doveva essere un falso, un semplice gioco di teatro, una goliardica presa in giro. No, in tutto ciò c'era qualcosa di insolito, ma reale. Il nostro primo concorrente è di New York. Il suo nome è Robert Howard, lesse nervosamente sul foglio di carta. Guardando la fotocamera con occhi selvatici, sollevò una mano all'aria. Una luce si accese evidenziando l'area indicata dalla donna. Sopra un'altra sedia era seduto un uomo che teneva in mano un fucile. Sentii che le mie unghie scavavano profondamente nell'appoggiabraccio della mia sedia. Deglutii e guardai con orrore. L'uomo sollevò il fucile e se lo pose in bocca. Dopo aver pianto a dirotto, premette il grilletto. Con brevissimo periodo, meno di un secondo, vidi la sua bocca illuminarsi, per poi sentire la sua violenza del colpo. Saltai sulla sedia, il sangue schizzò sul muro e la sua testa si chinò in avanti priva di vita, mentre del fumo usciva dalla bocca. Avevo visto un sacco di film dell'orrore, avevo visto un sacco di scene del genere,
ma in questo caso un fattore decisivo. Probabilmente l'autenticità mi spaventò a morte. L'aria cominciava a mancarmi e il cuore batteva all'impazzata. «Giudici!» la donna gridò, alzando il braccio mentre la telecamera di qualità scadente si spostava per riprendere le tre persone sedute ad un tavolo. Essi indossavano maschere nere con cerniere che formavano dei sorrisi. Al posto degli occhi avevano indosso un nastro bianco che formava una X. Dei piccoli fori gli permettevano di vedere da quelle maschere. Un giudice assegnò un 3.8, l'altro un 4.0 e l'ultimo giudice un 3.5. Il nostro prossimo concorrente è Carlos Rivera, di Los Angeles, disse, passando al prossimo uomo. Quell'individuo si trovava in piedi, con indosso soltanto un semplice paio di jeans. Teneva qualcosa nella sua mano destra. La sua testa era bassa. Sembrava che si stesse concentrando su qualcosa, cercando di accarezzare se stesso. Il suo corpo si scosse violentemente e l'uomo cominciò ad urlare furiosamente mentre si portava un coltello da macello fino al collo e iniziò a tagliarsi la gola. Il coltello tagliò grossolanamente attraverso la sua pelle. Strappandosi la carne, il folle cadde in ginocchio e afferrò la sua stessa gola con le mani. I suoi occhi erano accesi di paura mentre soffocava nel proprio sangue. La donna gridò di nuovo: «Giudici!» La sua voce era una miscela di falso entusiasmo, panico e qualcosa di simile al disgusto. La telecamera oscillò di nuovo verso le tre losche figure. I giudici assegnarono rispettivamente 4.8, 4.9 e 4.7. C'erano altri due concorrenti, ma non potevo più guardare. Spensi il computer e mi fiondai verso la finestra per prendere fiato. Che cosa avevo appena visto? Quella notte non chiusi occhio. Nella mia mente era impressa l'immagine di quell'uomo che si teneva la gola. Incrociai i suoi occhi impauriti mentre cercava di respirare attraverso una gola piena di sangue. Potevo vedere le sue mani sanguinanti che si aggrappavano al suo collo in una miscela di reazioni istintuali e orrore. Potevo vederlo scalciare sul pavimento, dimenandosi letteralmente in una piscina del proprio sangue. Da quel giorno decisi di non commettere mai più un'azione così stupida come avventurarsi nel deep web. Inutile dire che abbandonai la mia tesi sull'argomento del suicidio.